Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buongiorno dalla redazione, primo appuntamento con l'informazione. In apertura il caso Grecia, l'Eurogruppo frena sul pacchetto di riforme presentato da Atene all'Europa. La lista dei provvedimenti è lontana dall'essere completa e la sua attuazione richiederà tempi lunghi, ha anticipato il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem. Oggi a Bruxelles si valuterà il piano ellenico nella riunione dei ministri delle finanze, ma da quanto emerso finora a marzo non è prevista alcuna tranche di aiuti alla Grecia. Intanto la BCE oggi comincerà a mettere in atto il piano del quantitative easing per rilanciare la crescita. Al via la maxi iniezione di liquidità nell'eurozona tramite l'acquisto di titoli in gran parte di Stato ad un ritmo di 60 miliardi al mese. L'intenzione è di continuare almeno fino alla fine di settembre 2016 o comunque fino a quando l'inflazione si riavvicinerà all'obiettivo del 2%. Il budget a disposizione del presidente dell'Eurotower, Mario Draghi, è pari a 1.140 miliardi di euro. L'Italia dal quantitative easing, secondo la CGA di Mestre, riceverà fino a 150 miliardi di euro. Nel frattempo in Russia si allarga l'indagine sull'uccisione del leader dell'opposizione Boris Nemtsov, anche se restano numerose zone d'ombra. I sospettati del delitto sono stati arrestati e ieri il loro fermo è stato confermato. Anzor Gubashev, Shajit Gurbachev, Ramzat Bashayev e Tamerlan Eskerkanov, ritenuti presunti killer, hanno respinto però tutte le accuse, mentre il ceceno Zaur Dadayev ha ammesso di aver sparato. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 11 circa. Vi auguro una buona giornata.